Quando imperversano le emergenze, in soccorso arrivano le larghe intese. Mentre a Roma però la formula è stata applicata dopo il voto, cioè in palese assenza di una maggioranza ben definita, a Palma di Montechiaro, Partito Democratico e Popolo della Libertà, assieme ad una parte degli autonomisti, si presentano in coalizione prima del voto. La città del Gattopardo è chiamata alle urne il 9 e il 10 giugno per il rinnovo delle istituzioni locali dopo una bufera giudiziaria che ha coinvolto il comune. A guidare questa aggregazione il candidato sindaco Pasquale Amato del Partito Democratico. Palma di Montechiaro vive un momento di grande tensione e difficoltà. Le vicende che hanno costretto il sindaco alle dimissioni, quindi la fine anticipata del mandato, le elezioni anticipate, il problema amministrativo anche della soluzione per le case abusive, la richiesta di demolizione, insomma sono questioni cruciali, importanti, difficilissime. E io ritengo che in queste circostanze ci sia una spinta sia civica, perché l'alleanza in cui siamo noi è impregnata anche di civismo, e poi c'è una naturale convergenza dovuta appunto a una comunanza di programma, in questo caso dettata da questa contingenza di grave difficoltà amministrativa, che può portare forze politiche alternative, ecco, a misurarsi su obiettivi comuni. Per il PD, insomma, una fase delicata, tenuto conto anche delle vicissitudini interne, delle lacerazioni che hanno portato alle dimissioni di Pierluigi Bersani da segretario nazionale e all'elezione di Guglielmo Epifani, chiamato a traghettare il partito fino al congresso di ottobre. Quando un partito affronta una, diciamo, una crisi, come è stato questo passaggio del Partito Democratico, l'unica soluzione è aprirsi. E quindi noi già stiamo convocando assemblee in tutti i circoli della nostra provincia e inaugureremo anche degli incontri con le singole personalità del partito e anche con esterni, proprio per discutere dei temi che devono formare l'oggetto del dibattito congressuale.